And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you Buongiorno, bentrovati a Finalmente Venerdì, buon venerdì, grazie a chi ha scelto di trascorrere questa mattinata con noi. Anche questo fine settimana lo iniziamo dagli studi di Canale 74 in compagnia dei nostri ospiti e delle nostre rubriche. Cominciamo subito con gli aggiornamenti meteo per il fine settimana. Anche oggi ci ha raggiunti Milena Spadaro per la nostra rubrica La casa che vorrei, consigli per l'arredamento. Buongiorno. Buongiorno Chiara. Allora, cominciamo come al solito ricordando come partecipare alla nostra rubrica. Per partecipare a questa rubrica ed avere dei consigli, delle consulenze sull'arredamento o sulla riqualificazione degli ambienti che vi interessa appunto arredare, a cui interessa dare una veste nuova, scrivete all'indirizzo di posta elettronica milena@metaprogetto-interiordesign.com e mandate delle piantine con delle indicazioni dimensionali, non necessariamente in scala, purché si capisca quali sono i metraggi, i metri quadrati dell'ambiente che si intende riqualificare, e delle foto e inoltre delle indicazioni dello stile che vi interessa particolarmente. No, sono delle indicazioni sullo stile dell'arredamento, mm-hmm. perché come abbiamo detto già in altre puntate, cioè, a qualcuno può piacere il country, lo stile country, ad altri il moderno, il super tecnologico. Ci sono delle cose che si fanno con la domotica al giorno d'oggi, quindi ognuno ha il suo stile, il suo colore e il suo gusto, quindi la consulenza viene svolta nel massimo rispetto dei gusti e dello stile che piace ai telespettatori. Cominciamo invece raccontando l'intervento, spiegando un po' l'intervento di oggi, che riguarda degli ambienti in doppia altezza e il recupero di un sottotetto. Esatto, allora questa è che vediamo nell'immagine di riferimento, è lo stato di fatto. Diciamo subito che è una palazzina dove abitano la madre e la figlia, quindi la madre vive al piano terra e la figlia ha di proprietà il primo piano e un sottotetto, di cui una parte ha la copertura piana, una parte di questo sottotetto appunto ha una copertura piana e si può sfruttare.
Quindi oggi andiamo a parlare, se vediamo la seconda immagine, se la regia ce la fa vedere, ecco, abbiamo questa situazione. I due rettangoli che si, allora, i due rettangoli in grigio più scuro sono il pozzoluce e un terrazzino. Invece i due rettangoli più chiari è proprio, fanno parte proprio della porzione di sottotetto che noi andiamo ad utilizzare. Il resto è la falda del tetto. Ancora nella terza immagine si vede in maniera più precisa il tipo di situazione che abbiamo. Eccolo qua. Ecco, e vediamo subito che la situazione, questo è il primo piano di questo edificio con i balconi, con le falde del tetto, e lì si vedono chiaramente sia il pozzoluce che il terrazzino, si intravede, e la porzione di sottotetto che andiamo a utilizzare. La novità di oggi qual è? Che rispetto a una puntata precedente in cui avevamo parlato del sottotetto da riutilizzare, andiamo a creare uno spazio in doppia altezza che si affaccia sull'appartamento del primo piano. Quindi non c'è una suddivisione netta, non bisogna uscire sul pianerottolo per andare dal primo piano al sottotetto, ma già dall'interno è stata posizionata una scala. Se vediamo la quarta, la successiva, ecco qua. Allora, lì dove c'è quella partizione muraria, quel setto murario in, diciamo, che ha la forma di un semicerchio, lì si sviluppa la scala che va sopra al sottotetto. E praticamente la caratteristica, diciamo, la prima soluzione ce l'abbiamo già qui al primo piano, e si tratta di un grande soggiorno che è stato suddiviso da un camino bifacciale. Quindi diciamo che nella progettazione che è stata svolta relativa a questo appartamento, a questo sottotetto, ci sono un paio di soluzioni che andremo ad attenzionare. Alla fine daremo sempre i consigli per la tonalità e i colori che si devono, i cromatismi, diciamo, che si devono sviluppare nella casa. Quindi, dove vediamo quei setti murari, il semicerchio e l'altro setto murario dritto, è lì che si sviluppa la scala, come si può vedere in pianta. E poi vediamo questo grande soggiorno suddiviso dal camino e uno studio con una porta scrigno. Adesso vedremo poi nei render le proposte. E la caratteristica della distribuzione dello spazio effettuata in questo modo è che anche le camere da letto, che sono una matrimoniale e una singola, hanno il bagno in camera e il vano guardaroba. Quindi veramente è stato ricavato un sacco di spazio semplicemente creando un'area in doppia altezza nella quale è stata posizionata poi la cucina e la zona pranzo. Quindi al primo piano non succede nulla, mentre tutto il, diciamo, la zona cottura, quello che è appunto la zona cottura, zona pranzo, e anche il terrazzino che è stato riutilizzato, serve per organizzare pranzi, cene, anche per un numero di persone superiore a quello dei familiari che abitano questo appartamento. Quindi vediamo l'immagine successiva. Ecco qua, questo è come è stato utilizzato il sottotetto. Allora, la parte in arancio sono le falde del tetto. Poi vediamo quelle degli interni, dove vediamo che c'è una cucina, una lavanderia, una zona soggiorno e una zona pranzo, tutta la zona cottura, e all'esterno nel terrazzino che si affaccia sul pozzoluce è stata ricavata anche lì una zona, chiamiamola living, pranzo, che è stata arredata con degli arredi per esterni, e anche lì è stata creata una cucina in muratura, così da poter essere sfruttata anche come zona cottura. Ecco, se andiamo avanti nell'immagine successiva, ecco, così vediamo esattamente il pozzo luce con il terrazzino, e vediamo che la zona cottura dello spazio sottotetto
tetto che ha la copertura piana viene tutto, diciamo, i tamponamenti verticali sono stati realizzati tutti in vetri, quindi vediamo queste vetrate che si affacciano sia sul pozzo luce che sul terrazzino, e vediamo che c'è una zona che è stata attrezzata appunto per la cottura dei cibi e una zona che è stata arredata proprio con gli elementi outdoor, si dice, che sono quelli per gli esterni. Vediamo ancora, andando avanti, ecco qua, questo è un particolare della terrazza che ci lascia intravedere anche la zona cottura dell'interno. Poi andiamo avanti, ecco, qui invece siamo al piano terra e vediamo come si distribuisce la scala rispetto al soggiorno. Quindi la scala, da cui poi, diciamo, vicino alla scala si vede una porticina che ci fa accedere poi, una porticina in figura, ma è una porta a tutti gli effetti, che ci fa accedere alla zona notte, e poi la porta scrigno che definisce l'ambiente dello studio. Vediamo andando avanti. Ecco, questi sono gli esempi di spazio in doppia altezza, come si possono realizzare, per esempio, con una balaustra, si possono caratterizzare in diverso modo, utilizzando per esempio le falde del tetto per realizzare delle aperture. Andiamo avanti. Ecco, questo è un altro spazio in doppia altezza che si affaccia sempre su una zona living. Ancora andiamo avanti. Ecco, questi sono degli esempi così delle immagini di riferimento, oltre al render relativo alla struttura, che ci fanno capire come si può realizzare uno spazio in doppia altezza, perché poi noi possiamo mettere una balaustra, la possiamo fare in muratura, la possiamo fare in metallo, la possiamo fare in metallo e vetro. Ci sono diversi stili, diverse soluzioni per realizzare. Se vogliamo che si vedano gli arredi sopra, dobbiamo creare qualcosa di trasparente o comunque di metallico, di esile, che non ci, occluda la vista. Ecco, vediamo la prossima. Ecco, per esempio, questo è un esempio metà e metà, realizzato metà in muratura, metà vuoto e metà pieno. Ecco, quindi si può creare anche un mix per decorare ulteriormente l'affaccio dello spazio a doppia altezza, appunto dell'area sopra sull'area sotto. Vediamo andando avanti, ecco qua, questo è il render, e in questo caso vediamo la scala che va al piano di sopra, come si distribuisce, vediamo lo spazio in doppia altezza, vediamo il camino, che è un camino bifacciale, e vediamo i due ambienti di soggiorno, e in fondo la porta scrigno che definisce la zona dello studio. Ancora andiamo avanti. Ecco, questo è un particolare, e si guarda con questa visuale di render, guardiamo dallo studio verso il soggiorno. Quindi vediamo i due soggiorni, che poi possono essere, io ho dato dei consigli su altri colori, però possiamo prendere da esempio anche quelli del render, che sono panna e rosso, per esempio, che si possono coniugare con tutte le tonalità di parquet, o con tutte le finiture di porte, per esempio. No? Ancora andiamo avanti. Ecco, questi sono degli esempi di camini bifacciali che definiscono gli ambienti senza che ci sia una partizione netta, come possiamo vedere. Quindi sono come delle quinte, alcune più definite come questo esempio, alcune meno definite come nei prossimi. Vediamo, andiamo avanti. Ecco, per esempio, questo è un camino circolare, è un focolare che può servire appunto per definire un ambiente rispetto ad un altro. Poi ancora andiamo avanti. Ecco, questo addirittura è essenziale, perché è un camino sospeso ed è bifacciale, perché può essere appunto aperto sia da un lato che dall'altro, perché c'è uno sportello a vetro. Per cui noi intravediamo la fiamma all'interno del camino e lo possiamo goderne la vista sia da un lato che dall'altro. Ancora andiamo avanti. Ecco, questo è un altro esempio di camino che può suddividere uno spazio, per cui vediamo che in questo modo
L'ambiente che ha due soggiorni è un soggiorno che ha due ambienti, con due zone conversazione, in sostanza non è diviso in maniera netta, ma in maniera così leggera, senza che si debba fare un tramezzo o come nel caso della puntata scorsa, il camino sostituisce la parete attrezzata bifacciale. Vediamo ancora avanti. Ecco, questi sono gli esempi di tonalità, che sono, è proprio una palette di colori che viene data come indicazione per quanto riguarda i colori degli arredi, che si sviluppano, le tonalità cromatiche che si sviluppano all'interno della casa. Quindi è il verde con il turchese, con il blu. Ma ripeto, anche panna e rosso potrebbe essere una buona indicazione. Andiamo ancora avanti. Ecco, questi sono degli esempi di abbinamenti, perché di solito quando si pensa al verde e al turchese si pensa magari non si realizza che sono due colori che stanno in armonia, che sono apparentemente in contrasto, ma in realtà sono in armonia. Quindi se vediamo, poi si possono coniugare le tonalità calde del beige, del grigio, del tortora, insomma. Ecco, questo è un altro esempio di turchese e verde, perché poi si può realizzare le tonalità cromatiche più chiare, sia nell'ambito degli azzurri, dei turchese che dei verdi, si possono realizzare anche con gli accessori. Quindi si può, volendo, scegliere anche un divano grigio e scegliere tutti gli accessori e coordinare tutti gli accessori in azzurro o in verde. Vediamo ancora le altre immagini. Ecco, questo è un ulteriore esempio. In questo caso vediamo che c'è il divano e il puff, che sono monocolore, diciamo la parete attrezzata è bianca, è chiara, e gli accessori, che sono i cuscini, sono in turchese. Quindi, volendo, ecco, non necessariamente si devono scegliere due colori di divani, si può scegliere anche un monocolore e poi coordinare il tutto attraverso gli accessori. Ecco, questo era l'intervento di oggi, che diciamo che è un esempio di quello che puoi fare anche per i nostri telespettatori. Esatto. Ricordiamo ancora una volta la mail prima di salutarci. Scrivete a milena@metaprogetto-interiordesign.com. Bene, io ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie. Ci ritroviamo la settimana prossima. Alla settimana prossima. Vi lascio adesso alla pubblicità. I know I can treat you better.